Siamo di nuovo qui dopo la manifestazione delle settimane scorse. E a che punto è il ricorso? Allora, ricorso siamo andati ieri, abbiamo parlato con l'avvocato, abbiamo esposto quali sono le nostre criticità. Sembrerebbe che ci siano delle buone possibilità che questo ricorso venga portato a termine a nostro favore. Quindi, quello che stiamo oggi proponendo ai nostri colleghi è il fatto che questa planimetria, diciamo che non è l'ideale, per l'accorpamento di 221 banchi sotto in piazza Campo del Palio. Questo, diciamo, è il sunto di quello che ieri abbiamo parlato e discusso con l'avvocato. Ci sono molte criticità sia sulla sicurezza, sia per quanto riguarda altre problematiche, e queste appunto stanno andando avanti, cercando di avere tutte poi in mano certificati e cose per esporle al ricorso e allegarle al ricorso al TAR. Intanto siete stati già convocati con le graduatorie. Siamo stati convocati con le graduatorie, anche lì ci sono diverse cose da valutare e vedere, perché tanti colleghi non si ritrovano con il loro posizionamento, perché su concessione hanno una data di concessione, ma invece a loro risulta non veritiera, perché sulla graduatoria viene riportata una data diversa da quella che hanno in mano a loro. Quindi anche lì ci stiamo attivando per chiedere chiarimenti al comune con PEC e concessioni allegate. Voi avete una data effettiva di spostamento del mercato? Si parla dopo Luna Park di San Secondo? No, proprio perché appunto in ballo ci sono tutte queste, diciamo, ancora anomalie da sviscerare, tipo quella della graduatoria, tipo quella di avere in mano tutti i documenti che sono da allegare a quello che è questa planimetria. Quindi, quando avremo, ecco, tutti questi documenti, allora poi possiamo magari, e anche il comune avrà una data certa, perché penso che neanche loro sappiano su che cosa andiamo incontro, proprio perché anche ieri con l'avvocato e tutto abbiamo richiesto anche una sospensiva su quello che sarà lo spostamento, in vista di questi problemi da risolvere assieme al comune. Ecco, sulla sospensiva avete una data, un giorno di riferimento? No, perché ci siamo appunto attivati adesso, e a breve poi avremo anche date più certe, più, diciamo, realistiche da portare ai nostri colleghi, però ecco, è tutto, siamo ancora, diciamo, all'inizio di questo percorso per quanto riguarda il TAR e la sospensiva. Poi è cominciata anche la graduatoria, no? Mi hanno Sì, sono chiamato. uscite le graduatorie, anche sulle graduatorie ci sono un po' di problemini, nel senso che alcuni colleghi hanno prima telefonato, poi mandato la PEC dove dicevano guardate che la data di prima concessione non corrisponde alla data che mi avete messo voi in graduatoria e ad alcuni addirittura verbalmente gli è stato risposto, ah sì, ma dice, ma guardi non stia a scrivere niente perché tanto è così come abbiamo scritto noi. E io ho detto no, scrivete, ditegli che voi a mano avete un documento per di più con una marca da bollo sopra, ha un valore legale. Che scrivano loro o mandino loro il documento che hanno loro mani, oppure glielo chiediamo ufficialmente con un accesso agli atti. E allora sono anche partite una serie che noi chiamiamo osservazioni alla graduatoria, perché quella comunque è una procedura che si risolve con il responsabile del procedimento.